Vaccini, il camper ASL sbarca al santuario di Montevergine, splendida giornata di sole, tanti ciclisti, turisti e pellegrini in fila per Mamma Schiavona, ma è stata piuttosto blanda, almeno in mattinata, l'adesione all'iniziativa dell'azienda sanitaria. Così come abbiamo vaccinato questi fine settimana nei luoghi della Movida d'Avellino, a Via dei Concili, tantissimi ragazzi, abbiamo pensato di dare continuità a questo concetto e venire anche a Montevergine a vaccinare i fedeli e chiunque ovviamente volesse vaccinarsi. Che obiettivo vi ponete come numeri? Come numeri cercheremo di raggiungere almeno le 50-60 unità nella giornata, in linea con i numeri che stiamo avendo anche nei centri vaccinali e le unità mobili dell'Irpinia. Essendo che oggi siamo venuti qui alla chiesa, abbiamo chiesto informazioni ai medici perché avevamo comunque qualche dubbio per fare il vaccino io e i miei familiari, e quindi capendo come poteva funzionare ci siamo decisi e abbiamo fatto tutti quanti il vaccino. La campagna di sensibilizzazione per il vaccino assolutamente a favore, perché ce ne dobbiamo uscire, basta, siamo saturi. Vale la pena farlo per uscire prima da questo incubo, chiamiamolo incubo perché non se ne può più. È una responsabilità da parte di tutti, è importante. Sicuramente il luogo giusto, è un servizio che viene offerto alla popolazione, quindi non ci vedo niente di sbagliato, anzi. Nelle ultime 24 ore somministrate 1030 dosi, anche domani e martedì altre due giornate dedicate agli Open Day. Sul fronte contagi invece preoccupa il focolaio di Monteverde, 5 casi generati tutti da un unico nucleo familiare, ieri nel capoluogo positivi, anche due bambini.